Allora, siamo partiti da circa un'ora e mezzo e tra un'ora siamo in teoria a destinazione. Da là scaricheremo le bici e partiremo alla volta della prima meta, che io ancora non ho capito qual è, però abbiamo un ingegnere con noi in viaggio, quindi è tutto sotto controllo. Siamo appena partiti e questa è la situazione. Iniziano le prime strade sterrate, solo pietroni, e adesso la prossima fermata l'abbiamo da circa 20 km in cui ci fermeremo per comprare la carne per questa sera. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free. Siamo arrivati a come si chiama questo posto? Santo Stefano di Sessani. Non so se compreremo gli arrosticini qua o alla prossima, che è Rocca Calascio. E... però sembra molto carina anche questa. E ora ci stiamo addentrando in questa città che sembra più pugliese che del posto. Once I dug in her grave to find a better land. She just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a big heart, son, beating on the big people in the big heart world. Oh, there's a big heart, son. Sì. Andiamo bene. Sì, di qua e dopo c'è la strada andata a sinistra. Ciao, ciao. When I go to cross that river, she is comfort by my side. When I try to understand, she just opens up her hands. Di organizzare il nostro alloggio, il problema più grosso è che gli alberi sono molto fitti, hanno tanti anni. Quindi io sono qua che sto controllando i nostri veicoli e loro invece si stanno avventurando alla scoperta di Heidi. Giunta
giunta l'ora di andare a cena. Once I stood to lose her when I saw what I had done. Bound down and flew away the hours of her garden and her sun. So I tried to warn her, I turned to see her weep. 40 days and 40 nights, and it's still coming down, man. It's a big, a big heart song. Yeah. Tears that you stopped and to cry on, no good, 'cause you know I loved you much better than anybody would, and it was understood that I would. 7:07. Facciamo una foto e poi ci incamminiamo verso il primo bar per prendere 26 cornetti e altri 12 caffè. Tanta discesa vuol dire solo una cosa, tanta salita dopo, giusto Wendy? Ore 8:30 e stiamo andando a Castel del Monte. Abbiamo rimasto per gli ultimi 2-3 km di salita. Poi dopo a Castel del Monte abbiamo un bel forno che credo proprio che svuoteremo, e poi ci riposiamo, facciamo passare un po' le ore più calde, compriamo gli arrosticini e come meta di questa sera abbiamo come si chiama la meta di stasera? E andremo a Fonte Vecchia, in cui abbiamo i barbecue e faremo gli arrosticini. La nuova meta è Fonte Vetica, che mancano circa 10 km con altri tipo 350 metri di dislivello. Buondì! 5 km. 5 km! Di salita! È lunga ancora! Buona giornata! Ecco dove pranzeremo. Allora, il pranzo di oggi comprende prosciutto, formaggio e una cosa strana. Una cremina molto buona. Side to side, baby, back and forth. God above and the devil below you. Amo. Vicino al deserto in cui hanno girato la Trinità, questo posto è pazzesco, è veramente veramente pazzesco. Too old to die young now,
Quindi spiegaci per favore. Allora, che cosa è successo qua? Allora, cosa è successo? Qui hanno fatto una scena del film di Trita, dove i banditi attaccarono il villaggio degli Amish, dove gli Amish si trovano in questa valle qui sotto. Ok. Mentre i banditi scendevano da lì, da quel greppo. È arrivato il cavallo. Mentre Bud e Terence Hill si nascosero dietro queste rocce per parlare. Siamo appena arrivati a Fonte Elvetica. Fonte Elvetica. Mi confondo con il Font Elvetica. È stata una pettata esagerata, anche perché sembra corta, però è dritta per dritta, invece è infinita. Appena ordinato 60 arrosticini, 10 salsicce, delle bistecche, vino, pane, e questa sera il problema sarà tornare al nostro accampamento, perché sta tipo a 2 km di salita da qua. Siamo in bici. Al terzo giorno e stiamo andando verso non so dove, so solo che oggi faremo la Route 66 italiana, così soprannominata perché è molto simile a quella americana, perché tipo dritta per dritta e non c'è nessuno, quindi avremo 20 km di pura dritta. And never settle down, 'cause there are too many women who will hold on tight to a loving man who will come. Allora, siamo nel punto più alto del mondo. Quelle sono semplicemente montagne che sembrano più alte ma non sono più alte. Quanto siamo di quota, Tommy? Perfetto, 23 tipo. Ok. Infatti vedete quanto è profonda qua la terra. E con Ben! E con Ben! 12 ore di anticipo, siamo giunti a destinazione. Sono le 10.05. Ora stiamo caricando i veicoli e andremo nel lago più pulito di Europa. Il fiume più pulito d'Europa. Oh, ho
appena finito di montare il video e mi sono appena reso conto che non ha una vera e propria chiusura. E quindi oggi, 29 settembre, quindi qualche mese dopo, sono qua a fare la chiusura di questo video, che sono stati 3 giorni pazzeschi, perché ci siamo divertiti come matti, abbiamo faticato, tanta salita, non abbiamo sofferto di fame, anche perché abbiamo mangiato praticamente sempre, e quindi consiglio a tutti questa esperienza, che è stata una vera e propria figata, e ci vediamo con il prossimo video, che dubito sarà di mountain bike, molto probabilmente sarà di BMX, però comunque usciranno nuovi video.